E l'unico credito che devi ridarti chi è? Ma lo credi in credito? Chi succia? Guarda, porca. Stai salvo domani se non fai chi c'è? Chi? È casa da una chiesa, guarda, guarda, chi si mette sotto ne calasciate, ah, se ti ha fatto male le giudizie. Diego, sto arrivando. Uè, buonasera. 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 Bravo. Buonasera. 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 Ci sei sempre stesso, stai sempre in ritardo. Sei sempre in ritardo. Oggi sono arrivato con tuo. Ma che figuraggio dici che sei arrivato con tuo? Sei l'appuntamento a che ora? L'appuntamento era alle 20. Ma che ora so? E che ora faccio? Io lo so. 10 e 10. 10 e 10. Ho visto che stai in ritardo. 10 e 10, quanto fa? 20. Stai con tuo, eh? Stai con tuo, si scende, capite? Ma almeno mi vuoi dare una spiegazione di questo ritardo? Perché sono venuto a piedi da Napoli. A piedi da Napoli? Sono venuto a piedi da Napoli. Da Napoli? A piedi. A piedi? Da Napoli. Non ti devo fare acqua a piedi. A piedi da Napoli. Ma si scende, non rimane stai qui. Non potevi prendere, non so, un treno? No, assolutamente non potevi. E non potevi pigliare un taxi? No, assolutamente non potevi. Non potevi pigliare un autobus? No, no, assolutamente non potevi. Ma perché sto un coglio? Fa capire. Perché il medico mi ha detto che non devo prendere nulla dopo i passi. Mi stai scemo, si scema veramente. Sai che si scema, ti rendi conto? Chiama più spettacolo. Niente conto a preparare qualcosa. Va l'attore, va l'attore, va. La gente voglio fare l'attore. L'attore. Va l'attore. Ma lo sai il numero di doti che deve avere un attore? Eh? La prima dote che deve un attore è il carisma. Tu tieni un carisma? Saranno rubati. Che cosa? All'angia. Si scende, capite che si scende? Ho fatto parte, no, stavamo non è così, parte che si scende. Io sono un attore consumato. Sapete che mi dito a faccio. Io sono stato su tutti i manifesti. E le volte. Sono passato in tutti i teatri. Ti avessi fermato una volta. Sono stato a Petruzzelli di Pa. E sei geniale. Finisce di venire. E se c'è via? Sono stato alla... Che sia? Sto chiamando i pompieri, se ne sta picciando pure la sala dei pompieri. Gente, comunque tu sei un fan, così tu fai una scicchia, ho capito che niente, qua. Capito? Ti rendi conto che campo fanno spettacolo, tutti i scicchizi fuori stanno a parte, comunque credizi, ma mentre che sappiamo venire, non sappiamo niente. Visti che la fanno parte, diciamo, comica, non possiamo fare la parte drammatica, tipo... Siete nani. I sette nani è drammatico. Era per drammatico c'è più bianca nero. Comunque siamo crediti, capito? Io volevo dire, dovevo fare un caso di drammatico, non so se dovesse fare tipo la morte di Cesare. Ah, oh, la morte di Cesare. Morte di Cesare. Lei è ma. Sarà morte di infarto, sarà morto che infarto. 36 coltellate. Appunto, uno dopo 36 coltellate muore di infarto. Mario, è una curiosità, ma e chi c'è se sei parlo? C'è se chi lo rosso, un figlio urdo ma. Ma quale un figlio urdo ma? Ma tu sei scema, si può avere una banana, un figlio urdo ma. Sto parlando di Cesare, il più grande condottiero romano. Ha avuto un metro e quindi, il più grande generale. È il più grande, capito? Comunque, io farò Cesare, capito? E tu che puoi fare? Fare il profilo destro, profilo sinistro, profilo urdo. Tu potresti fare la moglie di Cesare. Sì, la moglie di Cesare. Sì, vada a cambiare. Vada a cambiare. Signore e signori, in questo momento entra la moglie di Cesare, una donna bella, avvenente, conturbante. La bella voglio. Cioè una bella mia non esagerata, perché Cesare non c'era, è una bella moglie. Che entra e. Ciao Cesare, sono tua moglie. Cesare. Sono tua moglie. Ma usato quello che mi parlo, questo ma mi parlo tutto con me, ma parlo. Ma parlo un po' c'è bene, ma detti a poscia, ma quanto sei brutto! Ma parla di Davide di Michelangelo, ma non c'è scelto. Tirami un vestito dell'epoca. E tengo guarderò che oretta a vendere. Oh, lasciamo stare, se no va bene così. Diciamo che va bene così. Tu sei la moglie di Cesare e stai facendo le pulizie. Capito? Stai aspettando casa. Mentre io sono Cesare, che vado in Senato. Chiaro? Moglie, che stai facendo? Sto rassentando, hai sa scu. Che sia scu? Un po' di fantasia che le asco. Moglie, io vado in Senato. Sette bu. Secondo te amo, ieri Cesare è stato più. Mentre lo devi fare più lungo, no? Devi allungare. Più lungo? Più lungo, un caffè. E fai più lungo. Moglie, io vado in Senato. Sette bu. Capito? Ci siamo dovuti, veramente, ma che dici? Sono di noi.
facessimo fare così. Dici, devi metterci più passione, capito? E lungo, e vanno. Ah, moglie, io vado in serata. Sì, poi quando vai dal macellaio, no, mi compri un giacco di prosciutto. Poi passi da salumiere e mi compri un quarto di latte per i bambini per domani mattina per i cesarini. Questo è un pezzo, sì, capito? E però non dimenticare il giacco di prosciutto perché... E tu sei un bravo, Gianco, c'è un problema, ma veramente c'è quello così. Ma che mi viene, da che mi viene l'Ucraino, capace di... Non è quello sta... E mi ha fatto pure no? Non ha se fa, Marti, non ha se fa. Facciamo così. Io farò sempre Cesare, mentre te ti farò fare una parte di grido. La parte di grido. Scemo, la parte di grido. Scemo, c'è la parte di grido. Scemo, c'è la parte di grido, c'è una parte importante. Ah, diciamo che io sono Cesare, perché sono Cesare. Tu invece farai Cassio. Cassio. Mo dici chi è che non sai chi è Cassia. Ah, chi è Cassia? Chi è Cassia? Cassia è chi ha mandato in calcolatrice. Chi è Cassio? Una S. Una S. Chi è Cassio? Due S. Chi chiama tutto il prodotto? Il capo grosso facesse la porta con i saluti. Facesse, ma credi? Cassio! Ah, perché tu la farei bene questa parte, perché come ti na facci i Cassi tu. Oh, ascoltami bene e ripeti tutto quello che dico io, mi capito? Tutto quello che dico io. Bravo, non mo. Non mo. Dopo. Scemo, non mo. Non mo. Tanto sto zitto. Non mo, dopo. Tanto sto zitto. Scemo, non mo. Dopo. Ma non ti scemo. Dopo. Scemo, dopo. Ma non ti scemo. Ma non ti scemo. Ah! Scemo, non mo, dopo. Che mi sono fatto il prosempio. Non mo. Dopo. Fagiolettini, niente, grazie. Si scemo il capo, mi scemo grande capo, si scemo di papri. Sta il suo dottor Russo, fatti stare. Comunque, ascoltami bene. Oggi saggi, capisci perché c'è. Oh, lo vedo! Che li vicinavo? Tu si scemo, non ne guardavo, ma credi che è una cosa che devi fare un capo, una cosa che devi fare un capo. Ah, non la capo, un capo. Oh, lo vedo! Salvavo! Non vedo niente, dico. Ma che vorrei scemo? Che mi mandano i capelli capo? Che vorrei fare un cretino, ma che non ne vorrei niente? Ma queste scemi, una cosa che mi immagino. Ripeti quello che ti dico, non le do. Oh, lo vedo! Lo vedo! Oh, lo sento! Lo sento! Ma non è che non è diciamo, che fa tutto. Entrare la parte sbagliata parte ma poi facciamo un altro danno lo vedo, lo sento. È proprio lui, è dietro di me, è Cassio. Cicavit, si è cassato, non ti piace, va bene, tua mamma facciamo una cosa, Cicavit, fammi tu fare Cesare. Va bene, tu fare Cesare mentre io modestamente io farò Bruto. Oh, muovici chiedere che non sai chi è Bruto. Andiamo. Saggi chi è Bruto? Non va l'ignorante. Non esagerare, non sai chi è Bruto. Rilaggia, sono agente, poi sono spigli contro. Chi è Bruto? Bruto è chi li ha faticato con un braccio di ferro, che chi l'arrivava lì. Tu 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 tu. Tu sei scemo, tu sei scemo, tu dici. Ma come ho faticato con un braccio di ferro? Ma tu sei scemo? Ma chi è l'unico un braccio di ferro e un uccello? Ma sei scemo? Sto parlando di Bruto, il figlio di Cesare. Figlio di Cesare? Bruto e chi li cacciuva, la vedi? O padre, se era un estraneo, o frullato. L'avevo pigliato come Bruto, cacciuva con 36 conte là. Ho dovuto mandarmi come faceva a sapere che chi se ne 36 conte là. Faccio. Se mi tu, pallottoliere, scusi, signore Bruto, quando stiamo? 10 conte là, dammi di conto al 38. Non ci sa niente, va, vabbè, che cazzo. Ora fai quello che dico io, la vedi? Ave Maria piena di grazia. C'è monte. Cosa fa? Credi di nave, il santo romano. Ave padre, padre io e Spirito Santo e gli tempi, hai capito? Padre, io ti uccido e grazie. Secondo te no, padre ti uccido eccetera, no. Si figlio bianco, tu con quanto? 3, 35, 3, 35.
sei scemo. E fa una cosa drammatica. No, pa, no, figlio, non mi uccidere. Una cosa drammatica. Padre, io ti uccido. No! No! Perché? Perché? No! Oh, 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 oh! Stai esagerando, non stai a fare Mario Merlo, credi? È una cosa più comune. Ti uccide e vai. Ah, senza... Padre, io ti uccido. No, perché? Ti sei renato zero, credi? Guarda che stiamo cercando, che fai? Grandi, pronta? Padre, io ti uccido. Scuola, scuola! E scale tu! Ci bagliate le scimmie, ma non ci sono. Ho quanta volta la gente che ci fa fare la centrifuga? Si era ristretto. Comunque, guarda, questi coltelli sono l'effetto speciale che ti rimane un fattivista. Ma tutta la vita di inizio vede. Io ti uccido. Scudo guasce uno, scudo guasce due, scudo guasce tre, scudo guasce quattro, scudo guasce cinque. Ah, scusa, a quanto scudo guasce? Ah, scudo guasce sei, scudo guasce dieci, scudo guasce... E se badaccio di me si muore più. 30, 31, 31 e 2, 31 e 3. Aggiudicato il signore lì, vince. Vince un cretino. Vince un cretino. Un cretino che è morto. Un cretino che è morto. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Ah! Bravi! L'ultima notte, là, diffuso. L'ultima. Chi è che mi chiama? L'ultima. 36 Avis fatta nato che fatta a me stop ci fa una strada sei pronto per l'ultima cortellata 36 scuola 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 e scuola ti dici cosa posso? Io mi raccomando, via! Sono qui, vai, non sai cosa? Via! Giovanni, vuoi morire? Oh, andiamo! No, no, dopo, dico! Ma secondo te, comunque più 36 colpa l'altro, non muore! Che ne sa, Gigi, ormai muore! Ok, allora fanno il provo generale, credi, tu fa, messo! Signori, questo momento, Cesare cadde a franto sul terreno fangoso, pieno di... Muori seduto a stanza, Cesare, eh? E proprio seduto a stanza. Tutto a posto? Che sei? Beh, non inizi, sei più giusto? Provo che è pronto? Ci sono eh sì, quello ci si sente l'altro non so. Devo sapere comunque cosa. Mi sono un bicchiere. Bicchiere d'acqua, ci sono di parlare. E ma non ti convinci? No. E perché no, perché sti di pure, ci capisco che da giù qua, quasi c'è. Secondo te c'è, non volevo, sto morendo, ora tu una sei, c'è una... Vabbè, lasciamo basta, comunque. E la prova generale, un panino. Mo tu sei Cesare, sei là di là, capito? Io sono là di qua e io Marco Antonio. Io Marco a tutti. I Marcandò. I Marta del P. I Marcandò. Marta P. I Marcandò. E a chi ma? Ma vuoi fare ricino a chi manca? Ma bu! Ma si scende, Marcandò è il migliore amico di Cesare, tutti amici scemo, dice, è colpa mia. Tu sei Cesare e sei là di là. Io sono Marcandò, niente sono là di qua. Io ti chiamo, tu mi ci vuoi, capito? Oh Cesare! Che bu! Sei un po' scemo, io dai su Che bu! Cesare è andato alla comunità, proprio. Ehi, che buono, pronto, a posto. Cesare è romano, come che... È romano? Ehi. Ragazzi, è cieco. Ma ci scemo, devi usare più pathos. Ah, e sei finito, non hai buttato. Che cosa? Sviluppo pathos. Parola d'onore, per giusto. Pathos, cioè, devi alzare il diaframma. Tu sul diaframma, tu. Non sempre. Fai bene. Ma che fai? Ci stai a fare ora? Ora mi devi rispondere voce più. Capito? Oltre te, capito? Così, capito? Oh Cesare! Dicimi! Ti faccio quello che vuoi. Oh Cesare! Dicimi! No. Cesare, ti ricordi la battaglia di Taormina? Dove mi bevi la criolina? Si sciamba! Cosa facemmo? Ho detto un 4 a 2, ma mi ricordo mai si fosse un io ero con te, tu eri con me, io ero con te, tu eri con me. Oh Cesare! Dicimi! Ti ricordi la battaglia sul Rubicone? Dove mi rubi il mignolo? Io ero con te,
me. Tu eri con me. Oh Cesare, dicimi, ti ricordi la battaglia di Durazzo? Dove mi ruppi? Il Matarà. Io ero con te. Tu eri con me. 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 Io ero con te. Ma tu essere così. Ma tu sei scemo, ma tu sei scemo, ma tu sei scemo, ma tu sei scemo, ma tu stai facendo proprio nervoso, ma ti rendi conto, andiamo a un spettacolo, tu non sai niente. Diego, a me questo teatro non mi piace. Non ti piace il teatro? No, voglio andare in televisione. Ma come andiamo in televisione, scemo, in televisione? Andiamo in televisione! Mi raccomandatevi in televisione. Andiamo in televisione! Yeah.
Modello Armando, sei scemo.
Dici, come vi chiamate? Veramente, signor Puliguri, se offrendono, come io non sono mai chiamato, perché come vi scudete, veramente a me, al mio paese, mi chiamano tutti quanti Aita. Aita? No. Sì. Aitanno? Sì. Aitanno? Sì. Aitanno? Aitanno ammazzato, compagno, non scrivo più. Aitanno. Cognome? Veramente, signori, gli tengo tre palle. Ma che schifo, ma non mi interessa. No, magari capite, no, non confronterete, non confronterete. Io voglio riuscire dai tre palle, nel senso che io c'è il cognome Blaso, no. In coppia c'è il stesso cognome Blaso, che tre palle, capite? È un cognome importante, discendo dalla famiglia di Agnelli, Sfascia Carrozza. Sfascia Carrozza, scrivi. Quante Z? 3 Z. Bravo, E che sei una roba! Perché mi dite una S, Logan? Comunque, ti ho coniugato? Coniugato, è veramente il detentivo sotto la scrolla, però io hai dato, tu hai dato, io hai dato, io hai dato, ma non ti sei da lì. Siamo pure i verb. Modestamento. No, intendi aver sposato? Perché ne ha proposto, signori? Come si chiama la vostra moglie? Sono sposata, mia moglie si chiama Francesca Catone, ma per gli amici che cagatone. Ma che cagatone? E perché se lo vuoi? No, che lo pensa? Signori, dà fastidio. Signori, come? Dà tanto fastidio. Ma così. Comunque, mia moglie Francesca Catone. Avete prole? Prole? Veramente, signori, posso di cui faccio la un caso su in bronda. Intendevo avere figli. Ah, ma proprio i figli. Quanti? Tutti i figli, sì. O primo figlio Mascolo. Si chiama Mascolo che non voglio l'intelligenza. Ah, di visti spalle in questa maniera. Spalle in questa maniera. Te ne bravo, insomma, un po' di intelligente, ma scrollo. Si chiama Peppe Nillo. Peppe Nillo. Scritto bene, eh? La seconda invece è Fremmina. Fremmina la Luccia, che va pure con Cucciuccio, Farina, e si chiama Peppiniella. Ho chiamato Rufino Peppiniella, Rufino Peppiniella. Signori, bisogna fare così questo me. Voi spiego tutti modestamente qua. Io sono molto accoltivato, capite? Molto accoltivato. E mica una cosa così, signori, mi sono molto accoltivato. Che ci vuole? No, lo penso io, è un paese molto importante, sono le vecchie, ci vorrei le mie zavine, cose. Ho pensato, ci vogliamo la dia vicino che tengo la terra, no? Questa cucina mi no? Chiamo i figli, Giovanni, Pasqualina, venite a mangiare. Ma troppo tardi, allora ci pensate, ma prima lo no! Non faccio per dire, ma sono una persona troppo accoltivata, vedete anche sento un vivo che picchia. Abbiamo finito? No, mi piace, finisce con la poligone. Ci scordiamo una cosa più importante. Chi? Ci sumi. Vostra suocera? No, chi vota? Vostra madre? Vostra sorella? E chi è? La succerella mia. Guarda, tutti i maschi succerella non va con voi. Perché si può? Chi lo non ci va? E allora tu? Comunque è importante, scrivi. E sotto quale voce la mettiamo? Io. Uè, basta! Quale lavoro siete venuto a chiedere oppure quale lavoro siete venuto a fare? Veramente, signorina, non mi vorrei offendere a voi che fate un mestiere, diciamo, da segretario, diciamo così, ma io faccio un lavoro molto importante. Io faccio un lavoro molto importante perché io sono un domatore di proprotani. Un domatore di proprotani è Santa Maria Capavera. E perciò non ti soccupate, compa! Tante cartine.
facciamo sullo forno? Signori, mia figlia divenne come tutti quei ragazzi che non hanno voglia di far nulla, anzi per loro il nulla è già qualcosa. Comunque io ero molto preoccupata, mio marito era molto preoccupato, la mia vicina di casa era molto preoccupata, il mio amante era molto preoccupato, il panettiere era molto preoccupato, e perché? Perché era Stefano. Il fruttivendolo era molto preoccupato, ma non per mia figlia, per suo figlio, e un po' fino a più il ragazzo. E poi dicono che la verdura va bene. Comunque un giorno in televisione vedo c'è concerto di laurei, concerto i cacciatori si laurea, concerto anche Viscardi si laurea, concerto laurei, mini lauree per quelli più piccoli, concerto mia figlia si è laureata. Mamma, ho laureato, cosa forse è cambiato? Tesoro, prima era una cretina, mo si una cretina da laurea. Grazie, Cebu. Cebu, ci hai portato le sorde. Dove c'è Darina? C'è casa!
Maria De Filippi. Buonasera, buonasera a tutti. Iniziamo subito la nostra serata con la prima storia di Addolorata da Napoli. Preci sapere da Pozzuoli, su Pozzuoli, no? Certo. Dunque, Addolorata. Non batto fuoco. Signori, dovete sapere che questa è una storia veramente toccante. Una storia che fa venire i brividi di Percoca. Dovete sapere che la signora... Salvatore e Pascalina e una braccia appunto è da Salomaena. E di più, grazie che madre di un tanto mi spunta la sindaca, ma ci ho dato la nuova posta. Mi faccia il favore. Che città? Che cosa? Un favore. Ma è una metafora. Il marito 5 anni fa la lascia, lei è caduta in profondo depressione, in profondo silenzio, una vita inutile, una vita praticamente... Ma andiamo! La signora cade nel... Ciao mamma! Io ho fatto questa roba e dici che finisce a cantare all'anello! Come stanno di oggi? Sto pensando che non voglio andare all'anello! Non ho trovato più contatto! Comunque stanno di mamma la venda, mamma sapesse! No! A mamma tu sei emozionata! Tu ce ne sono! No! Allora, a mamma che è finito la roba? Dopo ci sta tutti i miei carri, ho cominciato la mamma! Avete finito! Brava, si devo! Brava, si, sì! Basta! Scusate, Raffaella. Dove sono marito? Scusate. Io mi sento il motore rimbomboto. Che come sono rimbomboto in me, rimbomboto in scimmie. Perché so che da domenica non so che avrà appena busso. Mai! Che tempo! Mai! No? Che tempo! Che lo fai tutto? E poi non sa che tengo il colesterolo alto. E beh, ma tu hai pure la malattia o fegato, è malattia virale. Ma comunque sono preoccupato. Sono preoccupato assai perché che là come ora mi tengo l'intestino cereale. Scusa? Per mia madre no. Perché si viene la terra? Gesso, scusa. Che là che prego un bordello. Ma andiamo avanti, che è meglio. Ma buona? Ma cosa dici? Dicevo, andiamo avanti, nel senso. Cos'è? Ma si discende. Dicevo, mi segua nel discorso. Il marito 5 anni fa la lascia. Lei è caduta in profonda depressione, in profondo silenzio. Una vita... Ma no, che strano sta? Perché? Ma non fate! Mi sei? Ma è una bella opera, si siega. Andiamo al nodo. A me sbattute, grazie. No. Dicevo, andiamo al nocciolo. Andiamo a quello. Ci siete passati da tutto. Ma cosa capisci? Perché mio marito era malato di cuore. Signori, questa è una storia veramente... toccante. Perché mio marito teneva un triple mega. E papà scherzo. E teneva un brutto schimoso. Cosa faremo? Mi vergogno di me stessa. Figuro da letto. Signori, sono addolorata. No, io sono addolorata, così Mario. Signori da casa, sono addolorata. Signori da casa, sono addolorata. Signor Gessomino, i muliti di Fonuccio. No, Gessomino è marinello mio, grazie.
Maria. Io, Maria, vado. Vado a piedi. Ma vado. Signore e signori, è una felice la fine. Questa è la casa del signor Giovanni Pogliarella, ora possiamo. Chi è? C'è il signor Giovanni Pogliarella? Sì, sono qui, proprio. Può scendere un attimo, per favore? Questo che sei in base. Questa è la casa.
Secolo inizio in questo modo.
Sarà forse destro di drago? Forse sinistro di pippo? Forse destro di drago? Forse sinistro di pippo? Forse destro di drago, signori? Ma guardate drago quanto è bello! Grazie! Il primo round è finito in questo. La faccia l'altro, pronto. Naturalmente a favore del russo. Come te del russo. Bugustaia. Adriana, vieni qua. Adriana. Adriana. Ho bisogno di te. Ho bisogno del tuo contatto. Dai. Ho bisogno che mi baci. Con piacere. Guarda. Fumato. Adriana! 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 Adriana, dopo 10 anni mi sono reso conto che sono un cretino. No, non dirlo, non dirmi che ci metto 10 anni. Comunque Adriana, a tutto c'è una fine. Sì, a tutto, però tranne che abbiuti sul pio me lo seguo. Io vado via campione. Mi sapierà, mi io sappio, io sappio. E abita, a me che me ne posso. Signori, inizia in questo momento il secondo round. E vediamo che Rocchi ha la peggio. Vediamo che Rocchi ha la peggio, perché nonostante i due atleti si colpiscano con tutta la forza, con tutta la forza. Infatti il russo colpisce con una pressione incredibile il volto di Rocky. Quasi sempre. Altro. Non basta niente. Amore, comunque te lo dico già da adesso. Domani vado a fare la spesa. Mi assento la casa, un colloquio, uno stretto intimo con Mastro Lindo. Riprendiamo così. Però. Ma vediamo. Che nonostante si colpiscano Rocky al tappeto. Ma c'è il tappeto, c'è il tappeto. Vai, c'è il tappeto. Prego, Anna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei bello. 7, 8, 9, 10. Ah, si chiude. Se facciamo il cedante, bene. Chi è? Signori, è una strada. Soltanto un miracolo non può saltare. Siamo di fronte a tutto il mondo, eh? Che sia
siamo, detto che noi usiamo le mani, noi! Siamo le mani, noi! Non dovrò mettere più usato, se no come nasci, che sciocca! Ti faccio lei, ma... Un fortuno che non se ne so accorta. Quando ti conosco, mi sei entrata qui. Qui.
Infatti, da quando ti conosco, sento un peso nello stomaco che sale e che scende, che sale e che scende. La posso dire però? Costanzi. Ma hai detto fa? Lui è una collega. Sono vegetariana. E perché ti stanza la devi fuori? Ora Marco, lo sai che se ti vedessero i miei genitori ti ucciderebbero. Vedete, io non ho paura della morte. Sì, ma la morte non mi spaventa. E che cacchio? Me la morte non mi fa niente. Che gli fai di grandezza. Oh, vedete, guarda, un falchetto. È una civetta. Ah, è un barbaccio. È una civetta. Ah, guarda, è un barbaccio. È un barbaccio. Secondo me è un cardillo. Fidatevi di me. Io me ne intendo di uccelli. Perché? Faccio il cielo. Andiamo, andiamo avanti, si vede proprio bene. È una civetta, ma faccia il cardino. È una civetta, ma faccia il cardino. Ma la scema è un cardino. È un cardino. Era un cardino. È una civetta. È un barbaccio. Andiamo. È una civetta. È un barbaccio. Basta, andiamo. Avraggio, non è che ci capisci. Perché la gara sta adesso. Ta 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 ta. Zan zan zan. Ma che tu, un po' di tempo. Oh, basta, no! Andiamo avanti. Oh, Nita, ascoltami bene. Ho cosa fa, vedete? Oh, Nita, sì, gli uccelli cantano per noi. Cantavano. Cantavano, ma prima. Gli uccelli cantavano per noi. Avano. Le stelle splendono per noi. Endono. La terra piange per noi. Che le ha vinto 4 ore fa. Lei per dire i vecchi, capito? Tu si deve dire che farà. Oh, per quello che mi hai detto stasera. Voglio dirti una cosa. Dicimi. Fagli girare qua. Oh, ma ce l'ho, poi ce la voglio, eh? Ma fa tu qualsiasi munizione, aspetta. Dicimi. Ora me. Dicimi. Vieni sopra. Dove ci sarà la nostra prima notte d'amore? Sai di nuovo che ti faccio con Madonna Macina! Sai di cuspetto! Va bene, verrò verso il mio atroce destino. Pare che te ne dispiace. Però Giulietta, prima di venire loco da te, attenzione al loco da te, sciogli una trenza dei tuoi capelli che io salgo loco da te. Che? Che sei detto? Sciogliti la treccia dei tuoi capelli che io salto poco da te. Salite le scale. No, fammi salire la roba. Salite le scale. Salite le scale. Per la cucina finita, eh? La testa viva, tu però non chiedi. Va bene, Schnitt, visto che insisti, vero che le scale. A me si ha detto che c'è questa cosa. Ma sta qua, ti la regga. Ma Schnitt, io vedo da te, ma nel frattempo della mia venuta ti darei impegno per il nostro amore. La mia spada? Sì. Non so, ci metti mia luce. Ti piace? Oh, Schmidt, prendi la mia spada per il nostro amore. Ciao, padre! Effetti speciali. Ah! È una cornacchia! Ma secondo me è un barbaccio! È una cornacchia! Ma sta così che è una cornacchia! È un cornacchia! È un cornacchia! Ma come devi stendere i banchi? Comunque era un falchetto. Oh, è dato la spalla. Una spalla che non mi registra adesso. Bravo! Oh, Romeo, Romeo! Mi fa male lo stomaco! È vero, ma secondo me è un malo che si sleva tutto. Oh, Romeo, Romeo! Perché sei così stronzo, Romeo? Se lo fa quello che si fa. Thank you.
purtroppo abbiamo i mezzi quelli che abbiamo. Comunque, grazie di essere venuti, ringrazio Don Pierino per la sala che ci dà, ringrazio Giosuè per la sua... Grazie Loggio di Bufalo, Mimmo De Martino, Michele Lucco, Speciali che ci chiede tutto qua, c'è la mostra.
Perché stavolta fate bravo, lo scorso si portò all'eccellenza. D'accordo, è stato spontaneo. Non lavoravo più tante mattine, però. Come? Va Stefano? Hanno capito, però. Un panino, vai da De Martini. Un panino, vai da De Martini. Io abbiamo una mano a Gesù, poi andiamo a guardare. Ho finito, sì. No, andiamo a buttare la salva, che va a buttare la salva. Ma te li ridò, eh? Vieni, eh? Stavo aspettando. Che ci sta? Hai quanti suoi? Piattini. Sono da sporchi, se vuoi te li lavo te li porto domani. Sì? Ma perché tu c'hai pure i guanti da box? Te ne pure il sacco, ragazzi, sì. Un altro coach